Amici del Calidoscopio, bentornati ad una nuova puntata del Calidoscopio a Casilizia. Oggi parliamo di politica, lo facciamo con Antonella Giasi, che è il segretario della sezione di Bisticcio e Marconi del Partito Democratico. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo in campagna elettorale per le elezioni europee, quindi chiaramente anche il Partito Democratico lo è, però a noi interessa più che altro affrontare dei discorsi, dei temi più localistici. Intanto Antonella Giasi è da circa un anno segretaria o segretario del Partito Democratico qui a Bisticcio e Marconi, e nel corso di questo anno la sezione da te guidata si è distinta per alcune prese di posizione nei confronti del partito, dei vertici regionali. Ecco, in breve ci fai un bilancio di questo primo anno, quali sono state le difficoltà principali che hai trovato? Intanto grazie per avermi invitato. Allora sì, l'anno è stato in qualche modo condizionato dalle elezioni regionali, prima le elezioni nazionali del 4 marzo precedente, che avevano ridimensionato un poco la forza elettorale del Partito Democratico. Già questa situazione qui doveva portare a un dibattito interno al nostro partito, anche a livello regionale. Un dibattito nazionale si è consumato con un po' di ritardo, però noi aspettavamo che ci fosse una rivisitazione di alcuni nostri progetti, alcuni nostri programmi. È arrivato con molto ritardo, ripeto, quello nazionale, quello regionale insomma non è mai fatto arrivato. Abbiamo aspettato l'appuntamento regionale e questo appuntamento ci ha visto anche un pochino più protagonisti, perché abbiamo cercato di dire la nostra, perché abbiamo l'ambizione di avere un gruppo di persone in grado di essere critici anche nei confronti del nostro partito e propositivi. E quindi abbiamo manifestato anche una certa, come posso dire, contrarietà nei confronti di persone che facevano parte del nostro partito da fin troppo tempo e che non avevano prodotto quella fiducia che noi ci aspettavamo di ottenere con i nostri elettori. Cioè avete sollecitato un rinnovo della parte. Abbiamo sollecitato il rinnovo della parte. Che nostra... non c'è stato, poi c'è stato solo in parte forse. C'è stato in parte, ma quello che è mancato è stata la discussione, che è l'anima del Partito di Sinistra. Il Partito di Sinistra non può non concepire una valutazione di ciò che accade, in positivo o in negativo. In questo caso, in un periodo storico in cui i risultati sono negativi, noi dovevamo capire quali erano le ragioni, soprattutto di questa divisione con un mondo che ci apparteneva, del nostro elettorato, che ci ha fatto. Gli effetti probabilmente di tutto questo mancato coinvolgimento, di questa mancata discussione, qui a Bisticci e Marconia si vedono nel partito, perché c'è un calo degli iscritti. Non diamo i numeri perché è sempre antipatico farlo, però la tendenza è quella ed è preoccupante dal vostro punto di vista, no? Un partito che fino a qualche anno fa era il primo partito nazionale, anche a Bisticci sconta probabilmente questa mancanza di discussione. E questo si riallaccia con quello che dicevo prima, perché gli elettori, comunque i cittadini, devono riconoscersi in un'idea. E l'identità di sinistra è proprio si fonda sullo spirito identitario. Questo al partito in generale manca per una serie di ragioni, che sono ragioni storiche in realtà, che hanno insomma un periodo molto lungo da esaminare, naturalmente qui non lo faremo, però insomma va fatta un'analisi attenta, accurata. E bisogna recuperare quegli elettori, recuperando però allo stesso tempo quello spirito identitario che è gran parte della dimensione di chi si sente di sinistra. Chi si sente di sinistra se lo sente, perché vive una diversità anche rispetto a chi non vota a sinistra e non si vota a destra, perché la differenza è evidente. Però c'è questa condizione
qui siamo anche molto orgogliosi e la difendiamo. Se non ci ritroviamo nella nostra classe dirigente con questi presupposti, non solo abbandoniamo il partito, o comunque i cittadini abbandonano il partito, ma si rivolgono contro quel partito anche con un certo rancore. Ed è successo il 4 marzo e in parte è successo anche durante le regionali. A proposito delle regionali e ovviamente di questa mancanza di rinnovamento, diciamo forse la fotografia di tutto questo è la composizione in consiglio regionale della pattuglia, chiamiamola così, del PD. Ci sono 5 rappresentanti, di fatto tutti ascrivibili al PD, che a parte Tregotola sostanzialmente rappresentano diciamo il passato, ci contentano insomma ecco, questo passaggio. E questo è un po' anche la foto, no? Mancanza di rinnovamento, ci vanno in consiglio i soliti noti, questa volta all'opposizione, quindi bisogna evidentemente cambiare registro, anche perché nel frattempo la vita avanza, anche a Pisticci la Lega è il primo partito, e quindi ecco, cosa pensi di questa avanzata della Lega anche a Pisticci? Allora, la Lega raccoglie le difficoltà che in questo momento ha sicuramente e sicuramente anche il Movimento 5 Stelle, che paga la sua nuova natura di forza di governo, perché eravamo abituati a conoscerla come insomma, forza di opposizione. Il Movimento 5 Stelle comunque ha rappresentato un movimento di massa e che ha raccolto queste disillusioni. La Lega invece si sta comportando come partito di governo e come partito di opposizione. Ha una doppia anima. Ha una doppia anima. E questa cosa sì, evidentemente, viene percepita e fa presa. Passiamo a un tema diciamo, più attuale. In questi giorni si è parlato molto di presunto inquinamento del fiume Cavone. Ci sono stati servizi televisivi, trasmissioni di carattere nazionale che hanno appunto, si sono occupati di questo caso. Ieri la notizia delle analisi ARPAB, i risultati delle analisi dell'ARPAB, che dicono o direbbero che non c'è nulla di preoccupante, però allo stesso tempo in queste analisi si dà atto che sono presenti delle sostanze che teoricamente nell'acqua non dovrebbero esserci. Che idea ti sei fatta su questa questione, anche su come è stata gestita dalle istituzioni locali e regionali? Allora, intanto insomma, spero che gli approfondimenti siano portati avanti in modo che possa la cittadinanza essere tranquillizzata anche per che il tema è sentito perché noi abbiamo un'idea che può essere una percezione, una verità, questo insomma non aspetta a me dirlo, però i cittadini anche qui percepiscono, la percezione è una cosa che insomma è importante. Certo. Come un problema serio, perché insomma le malattie nel nostro territorio sono insomma anche più osservate. E il problema adesso non è tanto capire il Cavone in questa fase, se è vero quello che dice l'ARPA, io non ho ragione per ritenere che non abbia ragione. Però il problema è che fronte a questi temi così delicati, l'amministrazione comunale, anche perché il sindaco è un'autorità sanitaria, deve monitorare sulla sicurezza della salute dei cittadini in modo costante, continuo e vigilare, non quando c'è l'emergenza, non quando ci sono i riflettori di una denuncia che poi porta anche insomma alla luce la situazione che evidentemente qualcuno fa anche richiesta, voglio sapere che cosa succede. E invece se l'amministrazione comunale investe sulla sicurezza, investe sulla salute dei cittadini e inizia a controllare non a giugno ma a gennaio e lo fa costantemente con metodi scientifici, non può non rendersi conto della situazione e lì dove c'è l'emergenza, lì dove c'è il superamento, intervenire. Quindi, diciamo, naturalmente questa cosa va fatta anche sul patento e va fatta con la regione.
Quindi sostanzialmente l'invito è quello, diciamo l'auspicio, perché l'invito è ad un monitoraggio continuo, sostanzialmente. Dal tuo punto di vista, insomma, il comune, qualunque esso sia, deve avere diciamo, questo obiettivo di fare monitoraggio continuo. E questo dipende da che cosa? Dal fatto che gli esseri umani hanno un impatto sulla natura. Quindi noi per forza di cose incidiamo sulla natura. Quindi quell'acqua non sarà mai completamente limpida come lo poteva essere anche 50 anni fa. Quindi va controllata, perché noi abbiamo un impatto. Diciamo, l'effetto antropico è diciamo, risaputo, bisogna appunto capire. Se ne accorge anche dalla vegetazione. Esattamente, non solo nel caso di specie, ma in generale, appunto, bisogna capire quanto questo effetto antropico sia poi deleterio per l'essere umano, cioè è una specie di cerchio che praticamente si chiude. Che sia inquinato, bisogna capire quel tipo di inquinamento che effetti ha sulla salute. Perché diciamo, ecco, il collegamento che era stato fatto da più parti, il timore, era quello appunto di una diretta dipendenza dalle stazioni petrolifere. Questo è quello che si temeva e si paventava. Ancora oggi, diciamolo, anche se ci sono le analisi, i risultati degli ARPAB, il cittadino vaga un po' nel buio, cioè non sa più a quale santo votarsi, proprio perché probabilmente le istituzioni in certi casi preferiscono essere praticamente, diciamo, avere un atteggiamento in sordina, e secondo me, ma credo secondo tutti, questo atteggiamento è sbagliato. Insomma, le istituzioni dovrebbero prendere di petto sostanzialmente questa questione e affrontarla in maniera quantomeno più lineare e più trasparente. Chiudiamo questo capitolo, che comunque è un capitolo importante, e torniamo alla politica. A Pisticci, fra diciamo poco meno di un anno e mezzo, si torna a votare. Le prospettive, chiaramente prese da diciamo, un periodo ancora molto, molto distante, ma per voi quali sono le prospettive? Sappiamo che il PD di fatto, almeno ufficialmente, non ha mai governato Pisticci, anche se l'esperienza di Vitrani, che proveniva dal PD, che era poi uscito, sappiamo tutti quello che è accaduto, farebbe pensare comunque ad un'appartenenza al Partito Democratico. Ecco, per le prossime elezioni cosa può prevedere? Cosa puoi prevedere? Che il PD vada diciamo, compatto, oppure che ci possano essere ancora delle divisioni? Allora, quella dell'unità a sinistra è un'urgenza, quindi io credo che insomma, è necessario lavorare per dare anche delle risposte rispetto al fatto che alla fine ci si raduna di fronte a un tavolo e si ragiona sui temi, sui progetti. Io credo che quando si ragionerà sui programmi, le divisioni, le divergenze, insomma, moriranno lì, perché di fronte a un'intesa comune emergerà. Noi abbiamo le idee molto chiare, anche rispetto a come amministrare un paese difficilissimo come Pisticci, perché non è una realtà facile da amministrare, questo lo sappiamo. Però ecco, noi abbiamo una tradizione in questo senso che è sicuramente di grande aiuto. Poi io voglio anche dire una cosa che insomma, credo che i cittadini la conoscano, noi abbiamo il Consiglio Comunale, il capogruppo Andrea Badussi. E Andrea Badussi è un uomo attento, ha dimostrato che in questi anni, dai banchi dell'opposizione, di riuscire a contribuire in maniera attiva a migliorare anche quelle che erano le proposte dell'attuale amministrazione comunale. L'ha fatto sempre con forza, l'ha fatto sempre con determinazione, l'ha fatto con chiarezza. Avendo anche uno spirito, pur stando nei banchi dell'opposizione, avendo sempre uno spirito costruttivo. Io credo che anche la buona presenza di Andrea Badussi nel nostro gruppo, e devo dire che mi sta anche accompagnando con una certa generosità in questo percorso, sia una ottima base. Noi ci sentiamo pronti e ci aspettiamo anche che ci sia da parte di chi insomma, è cugino del PD che abbia questo spirito di collaborazione, ma sono sicura che sarà così. Ci sono tutti i presupposti. Quindi diciamo un vero e proprio invito all'unità del centro-sinistra, di fatto, e con questo invito all'unità del centro-sinistra concludiamo questa intervista.
Poi, diciamo, nel futuro, se ci sarà la possibilità, se il Partito Democratico vorrà, se tu vorrai, potremo anche parlare di singoli temi, no? Che attanagliano la nostra realtà, quindi diciamo lo spopolamento di Bisticci, le prospettive del Marconi, eccetera. Nel frattempo ringraziamo Antonio Laggiati per la presenza, e ringraziamo i nostri telespettatori e ovviamente anche l'Associazione dei Matisse che ci consente di girare qui le nostre puntate a Capezia. Buon proseguimento di giornata, grazie.